capitolo 3, i versi da 1 fino a 6. A Dio vada la gloria. Cominciamo forse di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione presso di voi o da voi? La nostra lettera scritta nei nostri cuori siete voi, lettera conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto che voi siete una lettera di Cristo, scritta mediante il nostro servizio, scritta non con l'inchiostro ma con lo Spirito di Dio vivente, non su tavole di pietra ma su tavole che sono cuori di carne. Una simile fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Egli ci ha anche resi idonei ad essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Chiudiamo gli occhi e chiniamo il capo, preghiamo per qualche istante il Signore. Padre, noi ti vogliamo ringraziare con tutto il nostro cuore per il privilegio che abbiamo avuto questa sera di lodarti, grazie anche per le testimonianze che ci ricordano che tu sei all'opera e grazie anche per la lettura della tua parola. Ti preghiamo, Signore, che tu continui a parlare ai nostri cuori mediante la meditazione di essa con lo Spirito tuo Santo. E ti chiediamo ogni grazia nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. State comodi, gloria a Dio. È un passo interessante questo di Seconda Corinzi. Seconda Corinzi è un'epistola particolare, molto bella, sentita. È un'epistola che Paolo scrive col cuore aperto. Naturalmente mentre lui scriveva questa epistola non sapeva e forse non avrebbe neanche mai immaginato che questa lettera sarebbe stata letta 2000 anni dopo, circa, a San Vito o a qualsiasi altro posto. Lui scriveva ai Corinzi perché aveva qualcosa da comunicare. E la seconda epistola di Paolo ai Corinzi, che non è la seconda in realtà, perché altre ne sono, almeno un'altra è stata scritta in mezzo, ma è la seconda che noi abbiamo. Abbiamo un Paolo che dice ai Corinzi: vi voglio bene, tra le altre cose. Ed è lì a dirlo perché nella chiesa di Corinto c'erano tanti problemi. E non, tra i tanti problemi che c'erano, c'era anche il fatto che c'erano alcuni che attaccavano Paolo mettendo in dubbio il fatto che lui fosse un servitore di Dio. E allora Paolo qui dice, come risposta: io non ho bisogno di raccomandarvi in mezzo a voi, né ho bisogno di alcuna lettera di raccomandazione. Perché? Perché all'epoca non c'era WhatsApp, non c'erano le mail, non c'era internet, non c'era niente. Quando un fratello andava in giro e veniva mandato in qualche chiesa, gli si dava in mano una lettera da parte di un fratello che era conosciuto, nel quale si diceva: questo fratello è un fratello nella fede, è uno serio, accoglietelo, quando viene in mezzo a voi dategli spazio perché è veramente salvato, non è un imbrogliolo, non è un falso dottore. E quindi Paolo dice: non ho bisogno di questo, perlomeno non ce l'ho bisogno in mezzo a voi, perché voi mi conoscete, perché voi siete il frutto delle mie fatiche, perché voi avete visto come vi ho evangelizzato. Avete visto che quando ero in mezzo a voi lavoravo la mattina tutti i giorni della settimana per poi potervi predicare il Vangelo la domenica? Avete visto come non ho chiesto nulla a nessuno, lo dirà più avanti, anche se avessi il diritto di chiedere un sostegno, perché in fin dei conti servo il Signore per il vostro interesse. Non l'ho chiesto perché non volevo di essere di peso a nessuno e non volevo che nessuno pensasse che lo facevo per interesse. Non ho bisogno di questo perché voi siete la dimostrazione che ho lavorato per la gloria di Dio e ho lavorato guidato dallo Spirito Santo, perché se siete qui salvati è perché vi è stata ministrata non una parola d'uomo, ma una parola che veniva da parte del Signore. E se siete maturati, se siete una chiesa benedetta dove lo Spirito di Dio si manifesta, è perché vi ho presentato il messaggio con la potenza che viene da parte del Signore. E quindi non ho bisogno della raccomandazione di nessuno, non ho bisogno di tutto questo, perché voi siete la testimonianza della mia fedeltà al Signore. E credo che questo vanto di Paolo, e lo dico tra virgolette perché lui non si stava vantando, voleva solo far ragionare coloro che leggevano la lettera, dovrebbe essere il vanto di tutti quanti noi.
cioè essere conosciuti per la nostra fedeltà a Dio, per il lavoro che svolgiamo con integrità, per la sola gloria del Signore. Perché tutti devono sapere che quello che diciamo, che quello che facciamo, che ciò che diamo ha un solo scopo: portare salvezza nelle anime e nei cuori delle persone. D'altronde credo che nessuno di noi abbia un interesse particolare nel venire qua in chiesa. Anzi, forse tutti quanti avremmo potuto trascorrere diversamente questo tempo, e secondo il mondo lo avremmo potuto trascorrere in un modo migliore, magari anche più proficuo. Ma per noi non c'è un guadagno più grande dell'essere insieme nella presenza di Dio. Amen. La cosa più bella è rivederci. La cosa più bella è poter pregare il Signore insieme. È un grande guadagno questo, fratelli e sorelle. Perché mentre c'è un mondo religioso che intorno a noi si deve inchinare dinanzi a idoli fatti da mano d'uomo, noi possiamo inchinarci e prostrarci davanti al Creatore del cielo e della terra, e in spirito sentirlo vivente in mezzo a noi. Sapete, questo è il più grande premio che il Signore ci ha potuto dare. Non avremo un modo migliore di trascorrere questo tempo, perché non solo possiamo incontrarci tra di noi, ma possiamo anche presentare le nostre vite al Signore. E sapete, nella vita noi possiamo chiedere aiuto a tanti, ma l'unico che ci può veramente aiutare rimane il Signore. Forse l'ho già ricordato la volta scorsa, forse no. Quando Giosafat si trovò circondato da tutti quei nemici, guardò al Signore e disse: Signore, noi non sappiamo cosa fare, stavo pregando al nome del popolo di Israele, non sappiamo cosa fare, perché i nemici sono grandi, ma gli occhi nostri sono su di te, e noi sappiamo che abbiamo creduto, e siamo convinti che tu ci potrai liberare o aiutare. Io voglio dirvi, se avete dei problemi, se abbiamo dei problemi, qualunque siano, fratelli e sorelle, ricordiamoci che noi abbiamo un Dio che è più grande di questi problemi che possiamo avere, e non dobbiamo disperarci. Perché Dio è potente a fare ogni cosa. E sapete, noi forse delle volte riduciamo la grandezza di Dio, eppure invece dovremmo renderci conto che il Dio in cui abbiamo creduto è il creatore del cielo e della terra. Cosa serve a Lui per fare qualcosa? Forse deve fare grandi gesti particolari? Basta una parola al Signore e tutto cambia all'improvviso. Perché quando il Signore parla, la cosa deve avvenire. Perché a parlare non è un uomo, ma a parlare è il Signore. E allora coraggio, fratelli e sorelle, serviamo il Signore con fedeltà, con onestà. Dio si prenderà cura di noi, Dio ci porterà avanti, Dio ci farà vedere anche i frutti dell'opera del Signore. E noi saremo benedetti anche nel vedere che le persone si avvicinano al Signore per mezzo della nostra testimonianza. Una lettera quindi erano quelle persone, una lettera che era stata scritta non con inchiostro, ma mediante il nostro servizio. Il servizio che noi svolgiamo per il Signore è un servizio straordinario. Ognuno di noi, o quasi tutti, o alcuni di noi, abbiamo un'attività, nel senso di un lavoro che svolgiamo, che può essere dipendente o autonomo. E ognuno di questi lavori che svolgiamo è importante. È importante il lavoro più umile come il lavoro più grande. Però quello che ne deriva dal nostro lavoro è qualcosa di materiale e di temporaneo. E tutto quanto quello che noi facciamo inevitabilmente prima o poi si deteriora. Un muratore crea una bella casa, però ha bisogno di manutenzione perché piano piano si deteriora, e se non ne prendi cura, quella casa prima o poi arriva in rovina. Un idraulico fa un impianto apposito, ma quei tubi inevitabilmente, per le correnti nascoste e per altre cose, si possono bucare, e quindi è necessario poi intervenire per sostituire. Si possono, un piastrellista può mettere a terra delle piastrelle, ma ahimè si possono rigare, prima o poi bisogna cambiarli, e così in tante altre attività, anche quelle impiegatizie. Ma quando noi serviamo il Signore, noi stiamo facendo un lavoro che ha un valore e una durata eterna. Perché un'anima che viene salvata e che quindi ha ascoltato il Vangelo e ha usufruito del servizio che noi abbiamo svolto alla gloria di Dio, è un'anima che vivrà per l'eternità. Vivrà per l'eternità. E quando saremo nel cielo e noi incontreremo quell'anima, quell'anima ci sarà grata per sempre, perché tramite il nostro servizio, la nostra testimonianza, ha saputo che Gesù Cristo era morto per lei sulla croce e ha ricevuto vita eterna. Per questo è importante il servizio cristiano, e per questo dovremmo sentirci onorati di servire il Signore, perché stiamo facendo un lavoro che non ha eguali. Un me-
può curare un ammalato, sì o no? E grazie a Dio che sì, che lo può curare. Un chirurgo può fare un'operazione straordinaria, anche la più difficile, e grazie a Dio che tramite la scienza medica si riescono ad affrontare e a superare tante malattie. Un cristiano nel nome di Gesù può anche far risuscitare un morto, ma prima o poi questa terra la si lascia. Ma quando una persona accetta Cristo e rinasce a nuova vita mediante l'opera dello Spirito Santo, quell'opera non sarà un'opera per un tempo, sarà un'opera per l'eternità. E allora ricordati, se tu sei nata o se tu sei nato di nuovo, tu hai ricevuto il dono più grande che ci possa essere, e tu non puoi fare a meno di ringraziare il Signore e di servirlo con tutto il cuore, perché questo amore che Lui ti ha mostrato tu lo puoi ripagare solo con amore, perché come si dice nel mondo, ma credo che sia una verità, amore con amor si mangia. E quando tu stai annunciando il Vangelo a una persona, tu non gli stai portando problemi, non ti devi intimorire e pensare: poverino, lo affliggo parlandogli di Gesù. Tu gli stai portando la soluzione ai suoi problemi. Altro che poverino, beato lui. Sta ascoltando il messaggio che può cambiare la sua vita. Quando ha sentito parlare di Gesù, a me è cambiato il mondo. Ma è cambiato il mondo nel senso che i miei orizzonti si sono allargati. Prima ero un giovane che cercava tante cose e che nel suo cuore aveva un senso di vuoto e che neanche aveva l'idea di quello che poteva essere il suo destino eterno, ammesso che un destino eterno esistesse. Ma quando ho scoperto che Gesù era morto per me e che era risorto e che mi prometteva vita eterna, per me si è aperta una luce in un buio grande che c'era dentro il mio cuore. E il mio avvenire non era più limitato alla laurea, al lavoro, eccetera. Il mio avvenire è diventato qualcosa che guarda all'eternità, perché io so, come dice il nostro cantico, che in cielo mi porterà Gesù e che là vedrò il Signore faccia a faccia, e lì continuerò a lodarlo, non più con questa voce stonata come quella di una campana, ma io penso che avrò una voce nuova, e se no me lo insegna il Signore a cantare. E insieme agli angeli, ai cherubini, ai serafini, a voi, a tutti i redenti, ad Abramo, Isacco, Giacobbe, a Paolo pure, quello che ha scritto questo, ai tanti corinti che sono stati salvati, io canterò il cantico dell'agnello e sarò nel cielo per l'eternità. Per questo, cari, avere la conoscenza del Vangelo e annunciare, scusate, l'Evangelo è la cosa più straordinaria che possiamo fare. E noi diventiamo, con la nostra vita, una lettera per il mondo che è intorno a noi. Lettere. Oggi ce ne scrivono tante. Anche perché grazie alle email, e chi lavora in ufficio sa quale diabolica invenzione sono le email, perché si arrivano in continuazione. Grazie alle email oggi si scrive con una velocità straordinaria e sono importanti perché ti danno notizie e informazioni di grande valore. Il mondo intorno a noi ha una email scritta dal Signore, che siamo ognuno di noi e la nostra vita di ogni giorno. La nostra vita è quella che parla di Cristo, non altro. La nostra vita è quella che testimonia della potenza di Dio. Fratello Cardarelli raccontava di come suo papà serviva il Signore, l'ho fatto tra le lacrime, logico anche perché il papà se n'è andato dal Signore. E lui diceva: mio papà si alzava la mattina alle 4 per andare a lavorare come un muratore. Andava a cercare la giornata con la lambretta, scusate, andava, e tornava la sera quando erano verso le 6. Come arrivava a casa, si lavava e andava in culto, o in chiesa dove lui era membro, o alla missione che gli avevano affidato. Io, il mio papà, non riuscivo a vederlo neanche la domenica, perché la domenica mattina si andava in chiesa, e la domenica sera si andava in chiesa, la domenica mattina si faceva il culto. E l'unico modo che avevo per poterlo abbracciare era andare sulla lambretta con cui lui andava in chiesa e stringermi a lui mentre facevamo il viaggio. Ma quella vita, raccontava, mi ha segnato profondamente, perché ho capito che quell'uomo non aveva abbracciato una religione, ma aveva conosciuto qualcosa di grande. E quando all'età di 17 anni ho accettato Cristo, ho scoperto chi era questo qualcosa di grande, perché è entrato nella mia vita e ha segnato la mia vita in un modo glorioso. Fratelli, non dobbiamo avere paura di seguire il Signore, né tantomeno abbiamo paura di mostrare la nostra vita cristiana, anzi lo dobbiamo fare nel modo più ampio possibile, perché è vero, possiamo anche essere presi dei bacchettoni, per bacchettoni delle volte, o forse per degli sciocchi perché viviamo il cristianesimo, ci possono pure prendere in giro, ma quella sarà la testimonianza più efficace che possiamo dare. Non dobbiamo avere paura di perdonare chi ci fa del male, perché questo è quello che Gesù ci insegna e questo testimonierà che noi siamo figli di Dio.
Non dobbiamo avere paura di amarci l'uno con l'altro, di salutarci con la pace del Signore e di salutarci col sorriso, perché da questo riconosceranno che siete miei discepoli, dal fatto che vi amate gli uni con gli altri. Non dobbiamo aver paura di dire che abbiamo conosciuto Cristo nella nostra vita, perché questo dimostrerà che noi veramente siamo figli di Dio. I corinzi, nell'ascoltare probabilmente queste parole, si saranno commossi, perché andando più avanti Paolo lo fa intuire che già con la prima lettera il loro cuore era stato toccato, e aggiunge una cosa importante, dice: vedete tutto quello che vi ho detto, la lettera scritta non con inchiostro ma con il nostro servizio, l'opera che il Signore ha compiuto. Vi voglio dire una cosa, è il verso 5 che l'abbiamo letto. Tutto questo non l'abbiamo fatto noi. Non che noi siamo capaci di pensare qualcosa, ma la nostra capacità viene da Dio. Quello che abbiamo fatto, cari Corinzi, lo abbiamo fatto perché Dio ce l'ha messo nel cuore. E fratelli, sorelle, quando Dio ci mette qualcosa nel cuore da fare da parte sua, ricordiamoci due cose. Una, facciamola, perché è un comandamento che viene da Dio, no? E Dio l'ha obbedito, mi sbaglio? Dio deve essere obbedito. E secondo, se da parte del Signore, non preoccupiamoci di chi noi siamo, perché chi farà le cose non saremo noi, e meno male, ma sarà il Signore. E Lui ci darà le capacità necessarie per fare anche l'impossibile, perché a Dio nulla è impossibile. Il nostro problema, sapete qual è? È che nella nostra semplicità noi ci guardiamo un po' troppo allo specchio, non mi riferisco allo specchio della mattina, mi riferisco a quello che noi siamo, e guardiamo tutti i nostri limiti. E se io dovessi pensare a quello che sono capace di fare, vi posso dire che non dovrei fare niente. Non sono un oratore, non sono un parlatore, sono una persona timidissima, che si vergogna pure della sua opera delle volte. Ma come fai a rimanere fermo dinanzi alla chiamata di Dio? Come fai a rimanere in silenzio dinanzi a colui che ti ha salvato? Non puoi fare altro che affidarti a Lui e dire: Signore, serviti di me, perché io so che non sono capace, ma so che tu sei potente e tu vai al di là di quelle che sono le mie capacità. Allora affidati al Signore, e quello che tu non sai fare lo farà Lui, quello che tu sai fare lo farai col suo aiuto. Affidati al Signore, e anche se non hai grandi doti o talenti, Dio sopperirà a tutto questo, perché colui che ha fatto la bocca, disse a Mosè, sono io. E se è vero che tu sei balbuziente, caro Mosè, non sai parlare, stai tranquillo, sono io che ti guiderò nel parlare. E Mosè infatti andò davanti al Faraone, vero, Aaron era il suo portavoce, ma poi nel tempo, davanti al popolo, io vedo Mosè che parla, non più Aaron. Quando Aaron fece il vitello d'oro, io vedo Mosè che parla, non più Aaron. Perché Mosè nel tempo cominciò a smetterla di affidarsi ad Aaron e cominciò a fare quello che Dio gli chiedeva di fare. E se c'è qualcuno che ancora si sta appoggiando ad Aaron qua in mezzo, e cioè che si appoggia alle capacità degli altri e lascia fare gli altri, è venuto il tempo, Aaron, di metterlo da parte, perché sei tu che devi servire il Signore. Finora hai usufruito del servizio degli altri, ora tocca a te, e Dio si servirà di te, verrà incontro alle tue incapacità e farà cose che tu non puoi neanche immaginare o pensare. Sapete qual è il bello del cristianesimo? Che non è una vita statica, ma una vita dinamica. Dio ci chiama a fare per la sua gloria. Noi siamo chiamati ad essere usati da Lui in un modo straordinario, e Paolo lo fece. Ed egli, verso 6, ci ha resi idonei ad essere ministri di questo patto. E sappi, scusate che si è asciugata la gola, che ognuno di noi è stato reso idoneo. Noi non siamo idonei, siamo resi idonei per poter ministrare la parola del Signore. Quando ho fatto un concorso, il primo che feci, è che ne prendevano 10 e arrivai 11esimo, quindi non entrai, però ero stato dichiarato idoneo. Il problema è che però quella graduatoria non scorreva, ne feci un altro, grazie a Dio ho cominciato a lavorare, però ero considerato idoneo. Ora, se mi avessero chiamato io ci sarei andato volentieri a lavorare, il problema è che non mi hanno chiamato. Molti di noi, o alcuni di noi, sono idonei e sono chiamati, però hanno paura. Sono come quello che, mi riferisco alla parabola dei lavoratori delle diverse ore, se ne stanno lì, in un angolo, nell'attesa che qualcuno li chiami. Io ti voglio dire che stasera il Signore ti chiama,
a servirlo, a fare la sua volontà, ad andare oltre le tue paure e a rimettere la tua vita nelle sue mani, affinché lui faccia di te quello che tu pensi non sia possibile. E se il Signore ti sta chiamando, ricordati, lui farà ogni cosa in un modo glorioso, e a lui poi dovrà dare la gloria. Però non potrai dire sono stato io, non dovrai dire è stata la mia capacità, a lui dovrai dare la gloria. E se darai a lui la gloria, lui continuerà a servirsi in te, perché poi alla fine Gesù lo disse: senza di me voi non potete fare nulla. Ma permettetemi di aggiungere una cosa: con lui, come dice un salmo, noi faremo prudenza. E allora coraggio, fratelli, serviamo il Signore con tutto il nostro cuore, mettiamoci a sua disposizione. L'opera è grande, la messa è grande, gli operai sono pochi, e forse stasera qualche altro operaio deciderà di dire: Signore, manda me, perché io sono pronto a fare la tua volontà. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo il nostro capo e cerchiamo il Signore, cerchiamolo con tutto il nostro cuore.